Un compleanno importante, 40 anni per Oro Arezzo, la mostra internazionale dell'oreficeria e della gioielleria ospitata all'Arezzo Fiere e Congressi. 40 colonne rappresentano proprio la storia della manifestazione e anche di questo distretto. Quest'anno, grazie anche alla collaborazione con Nice e Mise, abbiamo una delegazione di 450 buyers provenienti dai maggiori mercati sia tradizionali che emergenti. Una delegazione importante dal Medio Oriente, di cui 30 da Dubai, 20 buyers da Hong Kong e Cina, una delegazione di oltre 50 buyers dagli Stati Uniti, da principalmente catene d'acquisto e televisioni. Un momento però non brillante per quello che riguarda il mercato. Nell'ultimo anno infatti cala l'export. Il calo è stato dell'1%. Vorrei sottolineare però, nonostante questo andamento di mercato, il nostro è ancora il primo distretto orafo. Oltre 1200 imprese contro le 700 di Vicenza, quindi veramente qui c'è il cuore pulsante dell'oreficeria italiana. Al taglio del nastro, oltre al presidente della Regione Toscana Enrico Rossi, anche Michele Geraci, sottosegretario allo sviluppo economico. Quando da ora in poi andiamo ai tavoli negoziali sui dazi verso l'India, verso la Cina, verso gli Stati Uniti, verso il Messico, andremo a salvaguardare l'interesse della nostra produzione, e poi l'altro asse è quello della promozione. Oro e moda vanno ormai di pari passo per il concorso di Oro Arezzo Premier, protagonista quest'anno l'anello, il gioiello in assoluto più amato. Sta ritornando tanto il giallo, quindi oro o argento dorato con pietre e brillanti. E poi per l'estate il tema marino, quindi le conchiglie, la stella marina e il colore corallo. E poi un ritorno agli anni 80.